stanno fuori, che ci seguono, come dire, un po' dal video. Sarò necessariamente breve, anche perché dovete stare in piedi e, come si direbbe, non voglio che vi vengano le vene varicose, non vorrei, ecco, perlomeno. Però davvero una gioia, quanto ci fa bene, ci aiuta un po' come quando uno sta qui, respira un po' di più, no? E tante volte veniamo proprio in montagna anche perché si aprono un po' i polmoni per respirare bene, e ci abbiamo tanto bisogno di un luogo come questo per respirare meglio, perché il cuore riprenda il suo ritmo normale, e anche per vedere. Quello che vediamo qui però ce lo portiamo nella vita di tutti i giorni. Quell'immagine che quei due, come ricordato Don Isidoro, i due pastorelli hanno visto in un momento di grande difficoltà, quella presenza di Maria nella loro vita, e qui la vediamo, la contempliamo nell'immagine, come sempre così ben adornata, la contempliamo anche in quest'altra immagine della Chiesa, che è sempre Maria, di questa madre che oggi vediamo così piena di fratelli e di sorelle, e quanto ci fa bene, quanto ci dà gioia sentirci parte di questa famiglia qui, sentirci parte di questa Chiesa, di questo popolo di uomini e donne che seguono il Signore, che mettono in pratica il comandamento del Signore, che vivono la fraternità che il Signore ci ha affidato, gli uni verso gli altri e per certi versi verso tutti. Ci fa bene e ci aiuta a vedere anche nella vita di tutti i giorni la stessa presenza materna, misericordiosa, vicina, sempre, lo capiamo ancora di più nelle difficoltà. Peraltro, vi ricordava prima Don Giacomo che oggi è anche il primo venerdì del mese, e quindi ci infiliamo anche quel cuore che continua ad amare gli uomini e ad amare ognuno di noi, e anche quel cuore che dobbiamo riparare per le tante ferite che gli uomini, con la loro complicità con il male, le tante ferite che causano nel cuore del Signore Gesù, nel cuore di Maria, nel cuore della Chiesa. L'altra cosa che volevo dire era sulla bufera, perché i due pastorelli si ripararono sotto l'acero perché c'era una bufera, e poi che, come ha ricordato Isidoro, uno cominciò a parlare. Di bufere, fratelli e sorelle, ne abbiamo tante, e vengono inaspettate, improvvise, a volte incredibili, no? Come una bufera di neve il 5 agosto. Oggi sapete anche appunto che è Santa Maria della Neve, che è legata alla tradizione della Basilica Liberiana, che è Santa Maria Maggiore, no? Ma quante tempeste che arrivano! Ne ricordo soltanto due. Una che per certi versi ci sconcerta, ci mette tanta paura, e penso alle tempeste causate dagli uomini, dall'impazzimento degli uomini, dalla cattiveria degli uomini. Penso alla tempesta del terrorismo. Chi di noi non ha visto con orrore e anche con una partecipazione profondissima le immagini, non so, di Nizza, pensando in fondo in quella folla ci potevamo essere ognuno di noi? Chi non ha pensato con orrore a quel padre Jacques, sant'uomo, che celebrava 86 anni con tanta fede la messa in una cittadina della Francia? L'altro giorno, guardando gli occhi dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime della strage della stazione, quanta sofferenza, quante tempeste che mettono paura, che a volte paralizzano, e che, di cui facciamo fatica a trovare un rifugio vero, una sicurezza vera. E poi quando abbiamo paura tutto ci diventa nemico,
la paura ci disorienta, per cui istintivamente ci chiudiamo, e però non è chiudendosi che troviamo la risposta, anzi molte volte chiudendosi la paura aumenta e tutto diventa minaccioso. E poi c'è un'altra tempesta, ne ricordo soltanto un'altra, che qualche volta ci ha colpito, mi ha colpito tanto in questi giorni, ho scritto stamattina proprio ai genitori, quel bambino che avevo visto, di 11 anni, Giovanni, malato di leucemia, che è morto l'altro ieri a Sant'Orsola. L'avevo incontrato poco tempo fa, perché ero stato a inaugurare la cappella bellissima, proprio lì a Sant'Orsola, la nuova cappella a Sant'Orsola. Una tempesta incredibile per Giovanni, bambino adulto in realtà, cresciuto tanto, che ho pensato era davvero tanto grande, nonostante che aveva soltanto 11 anni, perché aveva tanto sperimentato la lotta per la vita ed era di una profondità particolare la tempesta che si abbatte sui genitori. E pensiamo quindi a quante tempeste, e poi lo sappiamo per la nostra vita, la debolezza, la fragilità, per i nostri cari, per le persone che non ci sono più oggi qui, tutti voi, credo, per me è la prima volta, per molti di voi che è la ennesima volta, e uno magari si ricorda che qua ci veniva con papà, ci veniva con mamma, ci veniva con mio marito, e qui lo ritroviamo anche, capiamo anche quello che non finisce, l'amore che ci protegge da queste tempeste, e questa presenza di Maria che ci porta a Gesù. La terza cosa era sulla lingua, e perché mica soltanto quel pastorello è sordo, mica soltanto quel pastorello non sapeva parlare, e io penso che anche un po' tutti noi abbiamo troppo poche parole di speranza, sappiamo troppo poco parlare ancora la lingua dell'amore, e quando ci scontriamo con la tempesta del male, con la tempesta della cattiveria, e spesso anche noi cominciamo a parlare quella lingua che in realtà ci rende sordi e muti, che è la lingua dell'odio, che è la lingua della vendetta, che è la lingua del farla pagare. E io credo che dobbiamo tornare anche noi con una lingua del perdono, con la lingua dell'amore. Dice, ma com'è possibile nella tempesta, quando ci sta il male, quando il mondo sembra tutto cattivo, quando gli altri rivelano la cattiveria, perché non è che non c'è, c'è come? E quando l'uomo ti rivela come un lupo per gli altri uomini, come faccio io a parlare, ad avere parole di amore? E questo è l'incontro con Maria, e questo è il miracolo di Maria, che ci aiuta a trovare quelle parole che altrimenti non avremmo, parole di perdono e di amore, quelle che ieri Papa Francesco ha chiesto per tutti, perché c'è un enorme bisogno di perdono, di misericordia, che passa anche per noi, perché anche noi siamo protagonisti nella misericordia. Cioè la misericordia il Signore l'affida a noi. Io posso essere un uomo di misericordia e posso fabbricare, creare la misericordia verso gli altri. E devo imparare la lingua del perdono e dell'amore. L'ultima cosa, se no appunto mi veniva di cose. Abbiamo ascoltato di Maria che guarda che non c'è più vino. La Chiesa ci aiuta a preoccuparci non di quello che manca a noi, ma di quello che manca agli altri. Noi spesso stiamo sempre a pensare a quello che manca a me, e spesso non ci manca niente, ma pensiamo sempre che ci manca qualcosa. Perché molte volte è così, perché quando viviamo per noi stessi non ci accontentiamo mai. È curioso, abbiamo tanto, abbiamo tantissimo, non c'è storia, i nostri genitori, i nostri nonni se lo sognavano quello che abbiamo noi. Ci manca sempre qualcosa, dobbiamo sempre avere qualcosa in più. Maria non fa così, Maria guarda quello che manca agli altri, e Maria ci aiuta a vivere bene proprio perché ci aiuta a capire quello che manca agli altri e a preoccuparsi di quello che manca agli altri. Perché quando ci preoccupiamo di quello che manca agli altri, lo abbiamo tutti. È così.
Quando ci preoccupiamo soltanto di quello che manca a me e non saremo mai contenti, e non siamo mai contenti, alla fine non ci interessa più di quello che abbiamo vicino e manca a tutti. Quel giorno a Cana di Galilea tutti sperimentarono il vino più buono. Quando l'ho ascoltato mi sono ricordato di una... Io per molti anni sono stato a Trastevere, diciamo così, si dice che è il cuore di Roma, in realtà è lo stomaco di Roma, nel senso che si beve e si mangia sostanzialmente, è, proprio, è cambiato organo nel frattempo, da cuore è diventato stomaco. E allora c'era una volta, mi capitò di andare, quando facevo le benedizioni, andai a benedire un Vinioli, ma tantissimi anni fa, 30 anni fa, adesso è diventata una birreria tutta sfiziosa, all'epoca era proprio Vinioli dei Trasteverini, quelli proprio... Erano le 5 del pomeriggio e c'erano una decina di uomini già tutti brilli. E allora il gestore mi disse: guarda, questi mostri bevono pure la benzina. Adesso si capisce anche nei romanesco, se bevono di tutto, perché tanto appunto ormai con quello hanno già fatto il pieno, si bevono qualunque cosa. Che è lo stupore del maestro di tavola che dice: ma come? Tu dai il vino più buono quando in genere si dà all'inizio. In realtà l'amore diventa sempre la cosa più buona, ma quando seguiamo come Maria che ci dice fate quello che lui vi dirà, facciamo quello che il Signore ci dice, mettiamo in pratica la sua parola, mettiamo in pratica la sua parola che ci sconcerta, il perdono, in tutto, con tutto quello che succede, parlare ancora di amore per gli altri, di misericordia quando il mondo si rivela così minaccioso, ancora di più. Facciamo quello che il Signore ci dirà e la gioia non finisce e troveremo dandolo il vino più buono per tutti. Questo è l'insegnamento di Maria. Allora torniamo come quei pastorelli, con una lingua finalmente parlando di più, la lingua dell'amore, la lingua del perdono. E Maria ci accompagni, ci protegga, ci doni di avere a cuore ciò che manca agli altri e di fare quello che lui ci dirà. Anche all'inizio non lo capiremo che serve a dappi all'acqua, ma se facciamo quello che lui ci dirà daremo gioia e troveremo la gioia che non finisce. E così sia. Sono creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose. Anche alcuni che ci stanno aiutando, il professor Roberto Monaco e Aragonesi, dottor Aragonesi, che hanno fatto in modo che attraverso anche la fondazione della Cassa del Risparmio arrivasse qualche cosa. Una buona mano ci è stata data, quindi vogliamo ringraziare anche loro. Si arriva a questo proprio perché proprio perché la sappiate tutti quanti, ci arriva anche una buona metà delle nostre spese dall'8 per mille, quindi è il vostro contributo che date alla Chiesa e poi ritorna in questa maniera, quindi anche questo è già una buona cosa. Ne abbiamo chiesto ancora perché ci sono ancora dei buchi per poter arrivare a... I buchi del tetto? Ci sono ancora anche quelli perché abbiamo fatto una prima parte soltanto. La parte dietro, vicino al campanile, è stata rifatta e quindi c'è presente anche Silipo, che è la ditta costruttrice che stanno facendo questa ristrutturazione. Ecco, quindi dovremmo andare avanti a fare ancora tutta una parte alla mia sinistra e poi dopo alla mia destra. Lo calcoliamo in 3 anni. Se ci facciamo 2 tanto meglio, insomma, così. Ecco, quindi mi sembrava un'occasione buona dirlo questo. Ringraziamo quindi anche enormemente l'Arcivescovo Matteo, che appunto è venuto e per questa giornata che sta insieme. Purtroppo dovrà rinunciare, scommetto, se non si apre tutto il cielo alla... Non mettiamo limiti alla provvidenza, dico anche essere. Intorno alle scale, quindi doveva andare. C'è la protezione civile. Ma qui ci vuole il defibrillatore per me. Bravo, andiamo anche quello. Usciamo assieme.
lascia passare. Così usciamo assieme. Ha 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 ha.